Il nuovo ospedale Covid della provincia di Ragusa è il Paternò Arezzo del capoluogo. Il trasferimento, a firma dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza. E meno male che lo stesso aveva smentito qualche giorno fa il sindaco di Modica Ignazio Abate. A questo punto lo scontro istituzionale è inevitabile. Su quanto sta accadendo, ascoltiamo cosa ha da dirci il primo cittadino modicano. Dire la verità, sono sconcertato rispetto a un provvedimento messo in campo da parte del governo regionale sull'individuazione degli ospedali Covid per il futuro, anche per poter inviare questo elenco al governo nazionale per poter avere finanziamenti proprio per potenziare ulteriormente i reparti, specialmente i reparti di malattie infettive e delle riabilitazioni. Penso che la pubblicazione di quest'atto che ha dato ragione rispetto a quello che erano le nostre denunce. Per noi cittadini modicani penso è impensabile che possiamo accettare un provvedimento del genere dopo per 4 mesi abbiamo sofferto tutti insieme quella che era anche la presenza di un ospedale, sofferto insieme a tutti gli operatori per il servizio dato, per la vicinanza alle famiglie che soffrivano e ai malati, per tutto quello che è successo. E siamo stati orgogliosi realmente di una struttura che è riuscita ad essere una struttura d'eccellenza, anche con tutte le deficienze legate alle infrastrutture. Oggi vedo che veramente che tutto questo viene cancellato come se questi 4 mesi non sarebbero esistiti, si viene cancellato tutto e si decide di continuare su un ospedale che non esiste, su un ospedale che ormai non ci sono più reparti, anche mettendo non in sicurezza e mettendo in grande pericolo la salute di chi come noi, qualsiasi nostro cittadino, ha bisogno di cure e dovrebbe ricoverarsi poi in un ospedale come quello del Paternò Arezzo. Quindi ci sono tanti dubbi che sicuramente non possiamo accettare, non possiamo neanche accettare. Veramente che poi una mia presa di posizione, che non altro una denuncia rispetto a portare a conoscenza tutti i cittadini modicani del territorio, del comprensorio, su un provvedimento del governo regionale, possa essere minacciato da provvedimenti giudiziali o da denunce. Noi non abbiamo niente da aver paura, sicuramente non da un assessore regionale che per 4 mesi non si è visto completamente nel nostro territorio, non ha voluto neanche far visita ai nostri operatori che hanno dato la vita per noi e per tutto il nostro territorio. Quindi su questo diciamo che noi non demordemo su questo, noi non possiamo accettare che ci dicono che finalmente ci danno un finanziamento che aspettiamo da 20 anni di trasferire la rianimazione del quinto piano a pian terreno perché da 20 anni ci piove dentro e sappiamo che ogni volta che c'è un acquazzone deve chiudere la rianimazione di Modica. Questa è la sanità in Sicilia, questa è la sanità a Modica, noi ci batteremo perché questo non avvenga più.